Quindi come agire per sviluppare, diciamo, come far innamorare anche sviluppando il distacco dal risultato. Ma il distacco dal risultato serve sicuramente per far innamorare, ma secondo me serve per far innamorare come potremmo dire effetto collaterale. Nel frattempo, prima di affrontare, diciamo, questa tematica che è una tematica molto importante, la tematica del distacco dal risultato, vi invito a iscrivervi ovviamente al canale, attivare la campanella, fare una donazione se volete dare un sostegno al canale, oppure qua tra l'altro su questo canale praticamente costa niente come dire, l'abbonamento, e oppure fare una donazione. Insomma, veniamo un po' al tema. Veniamo un po' al tema del distacco dal risultato. Stavo dicendo che secondo me il distacco dal risultato produce innamoramento, ma è un po', diciamo, è un po', come se vogliamo dire, un effetto collaterale. Distacco dal risultato prevede che noi comunque in qualche modo dobbiamo imparare, diciamo, a gestire al meglio le dinamiche relazionali. Poi vedremo cosa vuol dire generare le dinamiche relazionali. Quindi teniamo presente che l'attrazione o la repulsione dipendono da emozioni e pulsioni. Questo è un punto che dobbiamo prendere in considerazione, di cui ho parlato molto spesso, ma è un dato di fatto reale, cioè molte parti di noi, che siano paure, desideri, pulsioni, spesso vengono represse, cioè vengono mascherate, vengono nascoste e diciamo non si manifestano più di tanto. E questo significa che restano sotto la soglia della consapevolezza, diciamo che restano imprigionate nelle profondità dell'inconscio. Naturalmente non si tratta soltanto di desideri che non possono essere espressi, diciamo, magari nel nostro contesto sociale, oppure di paure archetipiche, no? Perché noi, come diceva Jung, abbiamo anche l'inconscio collettivo. Ma andiamo a reprimere fondamentalmente tutte quelle tensioni, quelle paure, quelle emozioni negative, quelle sofferenze che abbiamo vissuto e che non vogliamo da un certo punto di vista accettare, no? Però tenendo presente che se non in qualche modo riusciamo a, come dire, ad accettarle, ad integrarle, ne pagarne le conseguenze è un'espressione che magari non è proprio bella, però ne, come dire, ne subiremo, insomma, gli influssi. Tutto ciò che viene nascosto in qualche modo tende a fortificarsi. A volte, diciamo, non emergono perché abbiamo dei meccanismi di difesa forti, ma non è che nascoste dentro di noi restano lì bloccate, no? Ci generano attaccamenti, quindi noi dobbiamo sviluppare invece il contrario, il distacco dal risultato. E emergono attraverso due meccanismi, no? Che sono la proiezione ed introiezione. Dobbiamo imparare a, ma questo lo diceva anche Gesù. Se poi c'è un Vangelo interessante che mi era capitato di leggere, diciamo, un po' di tempo fa, un Vangelo apocrifo, no? Che salutiamo anche la nostra Betty Cottage, un Vangelo apocrifo che è molto interessante, il Vangelo di Tommaso, no? Il Vangelo di Tommaso dice: ciò, conosci ciò che ti sta davanti e ti si manifesterà ciò che ti è nascosto. Quindi cosa vuol dire? Che se tu conosci le persone con le quali interagisci, in realtà conosci delle parti di te che ti sono nascoste. Questo cosa significa? Beh, significa che se tu hai un attaccamento per Mario, come la nostra Betty Cottage, che ormai è ossessionata da Mario, in realtà tu proietterai all'esterno, diciamo, su Mario, tutte le tue paure, le tue mete, le tue, diciamo, le cose che hai nascosto fondamentalmente, no?
Quindi nel riconoscere il tipo di relazione che hai con un'altra persona, vai a, come dire, ti si manifesta quello che è nascosto. Salutiamo Sissi 87, donna cuciniera, Sissi 87, abbiamo scoperto che non è piccante nell'intervista, tra l'altro andatevi a vedere l'intervista con Sissi, che magari potrete candidarvi, diciamo, che fa anche una descrizione precisa della persona che vorrebbe conoscere, quindi si accettano candidature, mandatemi le candidature per Sissi 87 che le passeremo al vaglio e vedremo. Allora, quindi dobbiamo tenere presente questo, no? Noi proiettiamo all'esterno ciò che abbiamo dentro fondamentalmente. Quindi cosa significa questo? Che noi proiettiamo sul mondo immanente, diciamo, parti di noi stesse e diamo vita e diamo potere a queste cose, diamo vita e diamo potere a queste cose, quindi ci innamoriamo per questo motivo. Ovviamente sono degli attaccamenti e poi una volta che li abbiamo proiettati sull'altra persona tendiamo a introiettarli, quindi facciamo questo gioco costantemente, proiettiamo e introiettiamo. Introiettare significa che cosa? Significa riprenderci, esatto, astenersi per di tempo, esatto. Si accettano candidature per Sissi 87, astenersi prendi tempo, astenersi per di tempo. Comunque, introiettare significa riassorbire, diciamo. Introiettare significa riassorbire le proiezioni che abbiamo incarnato in qualcun altro. Quindi questo è il gioco, proiettare, introiettare. È un gioco dell'attaccamento, fondamentalmente. Quindi l'ambiente, diciamo, che ci circonda viene invaso da proiezioni di noi stessi e poi questi elementi su cui noi proiettiamo delle cose acquisiscono potere su di noi. Quindi questo è il concetto di fondo. Se voi avete capito questo, avete capito come si dice oggi, tanta roba. Avete capito tanta roba perché avete capito che vi innamorate non di qualcun altro! Vi innamorate di voi stessi! Soltanto che non lo sapete, perché le parti che avete proiettato su un'altra persona sono le parti nascoste, sono le vostre parti nascoste. Ma noi in realtà, sembra brutto dirlo, perché almeno non tutte le persone che non si sono in qualche modo, che non hanno integrato queste parti, salutiamo anche Stefania, le persone che non hanno integrato queste parti, tendono fondamentalmente a innamorarsi di persone sulle quali hanno proiettato. E le hanno proiettate perché magari queste persone attraverso dei meccanismi, diciamo, attraverso dei meccanismi è riuscito in qualche modo a, come possiamo dire, a incarnare, no? Magari neanche sapendolo fondamentalmente. Ovviamente chi fa i miei seminari sul canale Massimo Taramasco ha molte più conoscenze perché capisce un po' quali sono questi meccanismi. E quindi ha qualche arma in più, se vogliamo. Quindi se noi proiettiamo una parte di noi che non ci piace, ecco, queste parti alle volte possono attrarci, alle volte possono crearci paura. Quindi salutiamo anche Pamela, queste parti possono attrarci, alle volte possono crearci paura. Nel frattempo vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale, abbonarvi al canale, tanto su questo canale l'abbonamento costa meno di un euro, quindi a prova di barbone, è un abbonamento a prova di barbone, quindi potete pure abbonarvi, meno di un euro, e date un sostegno al canale. Oppure cliccate sul tastino col dollarino e fate una donazione. Allora, alle volte queste parti possono attrarci, alle volte possono generarci repulsione, fondamentalmente. Che cosa significa questo? Se noi proiettiamo all'esterno, diciamo, una parte di noi che non ci piace, magari tendiamo alla paura, e questa persona ci fa paura.
Se invece proiettiamo delle parti mancanti, diciamo, tendiamo in qualche modo a provare attrazione. E poi queste parti vengono riassorbite in un gioco costante, quindi noi riattiviamo gli zombie che abbiamo dentro di noi e quindi tramite il mondo esterno noi possiamo conoscere il mondo interno, soltanto che non ce ne rendiamo neanche conto, non ce ne rendiamo neanche conto. E in questo caso, non rendendoci neanche conto, tutto questo ci genera attaccamento. Ecco, che cos'è il distacco dal risultato? No? E perché seduce il distacco dal risultato? Beh, il distacco dal risultato intanto seduce perché, diciamo, una persona che è distacco dal risultato non ha questi attaccamenti, quindi non tende a proiettare fondamentalmente, tende a non proiettare. E il fatto che non proietta, cosa significa? Il fatto che non proietta significa che praticamente se non proietta su un'altra situazione, diciamo, si innamorerà o si coinvolgerà non su questa base di attaccamento, ma avrà un amore libero, gestito dal libero arbitrio. Perché il vero problema è che se abbiamo degli attaccamenti, noi non gestiamo il libero arbitrio in amore. Purtroppo, o per fortuna, non so, ma è così. Non possiamo usare il libero arbitrio in amore. Salutiamo anche Giusy, siamo bloccati sul libero arbitrio. E quindi, diciamo così, nel caso dell'amore, dove proiettiamo una parte che non siamo stati in grado di manifestare, diciamo, o un nostro bisogno, o una parte, diciamo, che non abbiamo chiuso, e tendiamo a innamorarci di quella persona. E questo è un concetto molto importante. Per superare, per sviluppare, diciamo così, il distacco dal risultato, e ci dice la nostra Sissi, fino ad oggi sono una persona che mi sono amata nel 2010, ti dirò che oggi con le conoscenze che ci ho fatto... L'amore aveva del massaggio. Comunque, per, diciamo, sviluppare, diciamo, il distacco del risultato, bisogna riconoscere un po' queste parti, diciamo, di noi stessi. Quindi Jung chiamava queste parti ombra, diciamo, chiamava ombra queste parti ombra le chiamava ombra, queste parti nascoste le chiamava ombra. E quindi riconoscere, dare luce, portare luce, come viene detto nel buddismo, no? Portare luce alla nostra ombra è un punto fondamentale. Se ad esempio una donna, una malgasciona o un uomo, ma facciamo l'esempio di una donna, si lamenta perché ha una relazione con un uomo magari trasgressivo, libertino, che le dà le briciole, che le produce grosse sofferenze, significa che questa persona ha proiettato delle parti in lei nascoste fondamentalmente, no? E tra l'altro questa situazione potrà durare tantissimo, no? Perché poi la cosa bella qual è? Che quando finalmente, diciamo, riesce a sganciarsi da questa persona, ne trova un'altra peggio, fondamentalmente, no? Per cui ci sono persone che restano impantanate, diciamo, in questi giochi di attaccamento, in queste dinamiche relazionali, costantemente, fondamentalmente, no? E poi si lamentano, mi trovo sempre quello sbagliato, il nonnino è andato con la badante, quello lì se n'è andato con quell'altra, ma quello c'ha una panza, però mi piace, ma l'altro è un potentone, ma mi piace lo stesso, ma mi ha lasciato, ma... E continui a lamentarti, ma di fatto poi continuerai a vivere, continuerai a portare avanti tutte queste dinamiche relazionali e alla fine, come dire, con persone che hanno tutte le stesse caratteristiche più o meno, insomma. Magari hanno caratteristiche anche diverse, magari sono anche fisicamente completamente diversi, ma ti produrranno però sempre una stessa situazione. Quindi dobbiamo imparare, diciamo, a sviluppare il distacco dal risultato.
Per imparare il distacco dal risultato dobbiamo dare, secondo me, un senso diverso a questa vita fondamentalmente, no? Dobbiamo imparare a dare un senso diverso alla vita, cioè liberarci dagli attaccamenti, liberarci da queste situazioni, diciamo, estremamente negative. Dobbiamo comunque cercare, ma ecco, quando voi cercate l'amore, no? In realtà dovete cercare dentro voi stessi, non fuori di voi stessi, perché è soltanto dentro noi stessi che noi possiamo trovare la capacità di sviluppare, come possiamo dire, la possibilità di far innamorare. Solo attraverso un percorso di miglioramento personale che possiamo sviluppare caratteristiche positive che ci possono generare benessere fondamentalmente. Questo, se vi capita di leggere il Vangelo di Tommaso, un Vangelo apocrifo di Tommaso, e sta scritto anche nel Vangelo di Tommaso, no? C'è una frase che dice: colui che cerca non desista dal cercare fino a quando non avrà trovato. Quando avrà trovato si stupirà, quanto si sarà stupito si turberà e dominerà su tutto. Cosa significa questo? Significa che se noi, diciamo, riusciamo a conoscere noi stessi, a liberarci, diciamo, se vogliamo, di queste paure, possiamo, diciamo, tranquillamente iniziare a sviluppare il distacco dal risultato, iniziare a sviluppare, diciamo, un distacco che ci dà una visione un po' diversa della vita, no? Dare uno scopo alla vita che trascenda la vita stessa, perché tutto quello che anche riguarda, diciamo, il nostro coinvolgimento con una persona o con l'altra è tutto poi alla fine transitorio, perché come prima o poi, e questo vale un po' per tutti, non sappiamo quando, ma dovremo lasciare questo corpo. Poi ognuno ha le sue credenze fondamentalmente. E quindi il corpo fisico sicuramente muore. Io credo che ci sia qualcosa che continui, e la cosa che continua, diciamo, è quella che dobbiamo imparare a valorizzare, no? Quindi la cosa che continua, però, affinché possa, come possiamo dire, continuare in modo positivo, non deve sviluppare attaccamenti, no? Come dire, noi siamo attaccati a tutto, e quindi l'ultimo attaccamento è l'attaccamento al nostro corpo, alle cose che abbiamo, però, come dire, prima di arrivare all'attaccamento, a eliminare l'attaccamento al nostro corpo, dobbiamo imparare a eliminare l'attaccamento agli oggetti, ma anche a persone, soprattutto a persone che ci fanno soffrire fondamentalmente, no? Quindi noi, diciamo, con le nostre parti abbiamo tre parti fisiche, che sono una parte sensoriale, una parte emotiva, una parte istintiva, ma poi abbiamo anche un qualcosa che trascende anche queste tre parti, che è la parte spirituale, no? Questi tre centri, istintivo, emotivo e logico, razionale, riflessivo, dovrebbero essere coesi tra di loro in modo tale da tendere verso l'alto, no? Tendere verso la parte spirituale, perché soltanto identificandosi poi con quello che di noi prosegue o che pensiamo possa proseguire, che non è sicuramente il nostro corpo, perché il nostro corpo finisce, non è neanche la nostra logica, non sono neanche le nostre emozioni, ma è qualcosa che trascende. Quindi identificarsi con la nostra parte vera, iniziare a prendere contatto, ma per prendere contatto dobbiamo liberarci di tutti gli attaccamenti, quindi avere una consapevolezza diversa della vita fondamentalmente. Se riusciamo ad avere una reale consapevolezza diversa della vita, dobbiamo imparare, diciamo, a sviluppare quindi questo distacco fondamentalmente, no?
sviluppare, cioè smettendo di identificarci con queste parti di noi stessi che sono state proiettate su altre persone. Questo è un po' il concetto di fondo. Se noi impariamo, diciamo così, a gestire al meglio queste situazioni, beh, anche qua dico è tanta roba, no? Riusciremo a sviluppare un distacco dal risultato e riusciremo a vivere meglio, non saremo più condizionati dagli altri, non saremo più condizionati dall'ambiente e in qualche modo potremmo dire che niente e nessuno potrebbe più ferirci. Nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, vi ricordo di fare una donazione, anche diciamo una piccola donazione può dare un sostegno al canale. Su questo canale l'abbonamento è veramente diciamo piccolo. Comunque dobbiamo quindi imparare diciamo a sviluppare questo attaccamento, a eliminare questo attaccamento sviluppando una visione più corretta della realtà. Ovviamente questo intanto richiede la volontà di farlo, no? Perché ci sono persone che continuano, conviene e è utile cambiare meccanismi di comportamento, perché se tu continui a dare attenzione, come dicevamo prima, no? La storia del piccolo principe, sei tu che crei la tua rosa e allora non c'è nulla di male nel creare una rosa, nel dare potere a una rosa, ma scegli la rosa giusta, non dare potere, diciamo, alle spine della rosa. E questo è un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale. Quindi se impariamo, diciamo, a fare, crescere, a sviluppare, a manifestare sempre di più, diciamo, la nostra parte spirituale, a renderci conto che alcune parti, salutiamo Patrizia Perotti, necessariamente se ne andranno, quindi noi non possiamo identificarci con il nostro corpo, perché il nostro corpo lo perdiamo, non possiamo identificarci con la nostra mente, perché anche la nostra mente, perlomeno la nostra mente grossolana, salutiamo la carampagnocca, se ne andrà, non possiamo identificarci, salutiamo anche Sara, non possiamo neanche identificarci con la nostra parte, come possiamo dire, istintiva, perché anche la parte istintiva se ne andrà, ma noi abbiamo un'anima spirituale, che è quella che trascende il corpo. L'anima spirituale non ha attaccamenti, non si attacca a nulla e tantomeno non si attacca alle persone. Quindi ovviamente per creare il distacco dobbiamo, creare il distacco dal risultato, dobbiamo mettere in atto delle azioni che vadano nella direzione giusta, dobbiamo mettere in atto delle azioni che, ad esempio, non continuare a fomentare con pensieri gli stessi elementi, perché noi spesso continuiamo a fomentare, a rimuginare, ad avere pensieri costanti verso una situazione, diciamo, che si sviluppa in modo malsano, no? Ad esempio, ma i nonnini hanno la panza, ma qui là, questi nonnini sono con le badanti, come mai mi hanno lasciata? Ma sono qua, ma sono là, e continui a rimuginare, no? Questo è esattamente il contrario, no, del distacco dal risultato, è esattamente l'attaccamento al risultato, no? Neanche quando una persona ti ha lasciata tu riesci a lasciare andare, figurati quando una persona non ti ha lasciato. Quindi dobbiamo sviluppare un'attenzione selettiva, la nostra attenzione dovrebbe essere direzionata verso la nostra parte spirituale, che è la nostra parte più vera fondamentalmente, è quella parte che comunque continua anche dopo che il nostro corpo, diciamo, anche dopo che il nostro, come possiamo dire, il nostro spirito ha lasciato il nostro corpo, la nostra essenza fondamentalmente. E quindi questo significa anche dare un senso diverso alla vita. Dare un senso diverso alla vita, un senso più pieno, un senso che... ma dobbiamo farlo bene, dobbiamo farlo fino in fondo, no? Dobbiamo liberarci da tutte queste... dobbiamo liberarci da tutte queste... da tutti questi blocchi. Un po'
il mito, se vogliamo, di Excalibur, no? Vi ricordate, no? Salutiamo Barbie Mama. Vi ricordate, no, il mito di Excalibur? Il mito di Excalibur è, diciamo, dice che soltanto chi riuscirà a togliere la spada dalla roccia, quindi però ricordo, vedo domande, ricordo che chi vuole fare domande deve o abbonarsi al canale, perlomeno abbonarsi, tanto qua l'abbonamento costa meno di un euro, oppure fare donazione al canale, non rispondo a chi non dà un sostegno al canale. Allora, quindi dobbiamo imparare a liberarci, quindi la roccia che cos'è? È tutto quello che ci tiene vinculati fondamentalmente, rappresenta le resistenze, le difficoltà a liberarci, no? A estrarre la spada, no? Tutte le resistenze che abbiamo fondamentalmente, no? Tutti gli attaccamenti che abbiamo. E questo è un punto molto importante perché in questo modo riusciremo a rompere questo ciclo identificativo e estrarre la spada dalla roccia significa anche andare sempre di più verso una dimensione spirituale, una dimensione che ci può dare qualcosa di positivo, interrompere un ciclo. Questo, diciamo, lo troviamo anche in tanti insegnamenti, no? Anche lo stesso Nietzsche, se andate a leggervi Così parlò Zarathustra, diciamo che Nietzsche mette in atto, no, questo concetto di superuomo, ma poi chi è il superuomo? Non è Nembo Kid o non è neanche Superman, il superuomo è una persona che ha raggiunto la sua consapevolezza, e che ha raggiunto la consapevolezza, quindi c'è un messaggio anche di spiritualità, no? in tante tradizioni, questo viene, lo troviamo, diciamo, anche in tutte le tradizioni spirituali, dalla tradizione buddista alla tradizione induista, anche a tradizioni occidentali, no? Come ad esempio la teosofia, l'archeosofia, l'antroposofia. Insomma, ci sono diversi blocchi, no? Ad esempio, uno dei blocchi, da un punto di vista di qualche tradizione spirituale, è quello che si chiama il guardiano della soglia, no? Il guardiano della soglia è una sorta di, di Dorian Gray fondamentalmente, no? Questo guardiano sono tutte le nostre parti corrotte, tutte le nostre parti che hanno gli attaccamenti, salutiamo Tug, sono tutte le nostre parti che non ci portano nessun risultato, no? È il ritratto di Dorian Gray, no? Dorian Gray ha questo doppio, che è il suo ritratto, che rappresenta tutte le sue parti peggiori, no? Quindi noi non possiamo, diciamo, accedere, tra virgolette, a una dimensione più spirituale se non riusciamo a mondare, tra virgolette, questo guardiano della soglia, no? Quindi il guardiano della soglia rappresenta la nostra ombra fondamentalmente, no? Quindi è quello che, salutiamo anche Zulemita, il guardiano della soglia è quello che ci fa capire quelle che sono i nostri attaccamenti. Dobbiamo imparare, diciamo, a staccarci, diciamo, da questa parte negativa, o perlomeno trasformarla, perché noi non possiamo liberarci del nostro guardiano, del piccolo guardiano, quello che viene chiamato piccolo guardiano, ce lo portiamo dietro, però dobbiamo liberarcene e liberandoci dagli attaccamenti. Quindi liberarsi dagli attaccamenti non ci dà soltanto la capacità di sedurre, non ci dà soltanto la capacità di conquistare, ma è anche un passo decisivo per andare verso, diciamo, una dimensione più spirituale fondamentalmente. Ecco, quindi questo è un punto molto importante, no? Quindi dobbiamo iniziare a questo percorso, questo viaggio,
E dobbiamo iniziarlo anche attraverso le azioni. Il primo punto è quello di dominare i nostri pensieri, perché noi abbiamo o avremo la capacità di dominare i nostri pensieri. Non dobbiamo semplicemente farci dominare dai nostri pensieri, perché se ci facciamo dominare dai nostri pensieri non otteniamo nessun risultato. E in questo modo indirettamente faremo anche innamorare. In questo modo indirettamente riusciremo anche a coinvolgere le persone. Bene, questo è quanto volevo dire, insomma, poi magari approfondiremo queste tematiche. E vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella.